Ben ritardino, abbiamo dato la possibilità a tutti di arrivare. Vi do il benvenuto, grazie. Vi gioco subito i grazie, così passiamo subito alle cose un po' più serie, alla facoltà per averci dato lo spazio, perché non è sempre scontato fare eventi location così belle. A tutti coloro che interverranno a parlare, che hanno accettato di buon grado questo invito, per tutti voi che avete scelto chi è futuro dell'azienda, fortunatamente per voi, e chi ha scelto di non andare al mare con una giornata così. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi cerchiamo di tracciare un percorso che è fatto di 9 passi, ci saranno quindi 9 interventi da 15 minuti, io farò una brevissima introduzione per contestualizzare di cosa stiamo parlando, che secondo noi sono una buona prassi, un buon metodo per trasformare un'idea, una qualsiasi idea ciascuno di noi può avere, in un business che funziona, quindi in un'azienda, in qualcosa che sia sostenibile. Questi 9 interventi a modo loro ci faranno vedere come si fa, quali sono le cose da fare, quali sono le cose da evitare, vedremo degli esempi e vedremo tutto quello che secondo me è necessario appunto per far sì che ci sia qualcosa che funzioni. Non vuole essere un pomeriggio completamente esaustivo sotto questo punto di vista, sono appunto 9 interventi a 15 minuti che ci servono per informare e ci servono per scambiare anche delle considerazioni. L'evento quindi andrà via, l'obiettivo è che vi vada molto snello, con 9 interventi da 15 minuti. Io chiamerò uno a uno, se succederanno i relatori. Ci sarà uno spazio in mezzo ad ogni intervento per eventuali domande che vengono fuori da voi. Eventualmente le raccoglieremo anche per la fine, così da fare anche un panel finale dove, se volete, possiamo confrontarci su tutto ciò che è stato detto. Dicevo, contestualizzare di cosa stiamo parlando. Il termine startup è uno dei termini più inflazionati del momento, no? Si sta in mezzo tra la realtà e la moda che si vive, come succede spesso non solo nelle nuove tecnologie, ma nella vita di tutti i giorni. In questa slide vi ho assunto in maniera molto corretta cos'è una startup, è un'organizzazione temporanea, sottolineo il fatto temporaneo, non so tanta gente che mi dice una startup da 6 anni, forse c'è qualcosa che non va, è ancora più in fase di startup. Un'organizzazione temporanea perché si spera che si trasformi poi in futuro in qualcosa di un po' più concreto, normalmente un'azienda. Disegnata per con un business model, quindi che sia un business model, di tutte queste cose ne parleremo oggi, che sia ripetibile e scalabile. Anche questi sono termini che su cui entreremo un po' più nel dettaglio in questa giornata. La startup non è solo apro una nuova azienda che fa le app mobile per iPhone, ma è una idea di qualsiasi tipo che può venire anche a un imprenditore, qui in mezzo ci sono anche gli imprenditori che hanno chiesto da tanto tempo, perché se io ho un'idea per un nuovo prodotto, un nuovo servizio che voglio mettere sul mercato, noi lo consideriamo allo stesso modo una startup, e oggi parleremo anche di questo. Questa è una frase che non una persona qualunque, che Ford ha detto ormai quasi 100 anni fa, è una frase che noi abbiamo un po' utilizzato come spunto per creare quello che presentiamo qui oggi, che è questa nuova divisione che è nata all'interno di Extrategy, che si chiama GoExtra, proprio perché girando, stando sul mercato, girando in posti come co-working, posti che sono tanto chiacchierati adesso, ci siamo sempre più resi conto che le start-up, le aziende che stanno nascendo, o chi ha un'idea che vuole portare avanti fino a farla diventare azienda, ha spesso problemi nel definire cosa c'è da fare. E oggi cerchiamo di tracciare proprio questa linea con tutta una serie di servizi che GoExtra offre. GoExtra è nata dalla pancia e dalla testa di Extrategy, un'azienda che esiste da 12 anni sul territorio, si fonda sugli stessi pilastri, che sono strategia, tecnologia, valori e metodo. Quindi 12 anni fa, quando abbiamo creato Extrategy, avevamo questi come pilastri, oggi per GoExtra ci sono gli stessi pilastri, perché i temi sono assolutamente gli stessi. Di cosa stiamo parlando? Io farò solo una breve introduzione che riguarda le idee. Come e dove nascono le idee? Alcuni spunti, sicuramente le intuizioni, è come un fuoco, no? Sta nascendo, se non c'è la scintilla, difficilmente questo fuoco avrà la possibilità di partire. Ma l'intuizione non è l'unica cosa che serve, anzi, non basta la botta in testa come aveva avuto Doc di
film ad avere l'intuizione del secolo, che si parlava di macchine del tempo. L'intuizione è solo la prima cosa, che appunto la scintilla che può far nascere l'idea. Persone, ha bisogno di persone, persone puntualmente al plurale, perché sono le persone che, tante persone che possono far crescere un'idea. Difficilmente un'idea straordinaria che poi ha successo è frutto di una singola persona, perché spesso poi c'è bisogno di un'altra persona che mette un altro pezzetto di idea per far diventare quell'idea qualcosa che funziona veramente. Perché le persone si connettono tra loro, connessione. Oggi viviamo assolutamente nell'era della connessione, no? Quindi connessione in senso di tecnologia, siamo continuamente connessi, quindi dovremmo vedere i vantaggi di questo, di essere continuamente connessi, e connessione tra persone. Questo è sicuramente una cosa che stimola la crescita delle idee. Come la condivisione, condividere le mie idee, il mio pensiero con qualcuno mi dà la possibilità, come dicevo prima, di fare veramente, di aggiungere quel pezzetto che manca per far diventare l'idea qualcosa che funziona veramente. Oltre alle persone, un altro tassello importantissimo per far maturare, crescere, incubare l'idea, una parola chiave sicuramente luoghi. Ci sono luoghi in particolare dove questo può avvenire in maniera molto migliore, come i co-working, perché questa è una parola di cui si parla tantissimo adesso. Penso che nell'ultimo mese ho sentito nascere, parlare di co-working solo nella provincia di Ancona almeno 20 volte. Ben venga a questi luoghi dove si possa condividere una scrivania, condividere uno spazio con altre persone che magari lavorano sullo stesso mio argomento, territorio, in modo che la condivisione mi possa permettere di ampliare e migliorare l'idea che ho in testa. Un altro esempio di user group, l'ho portato perché in azienda noi ne ospitiamo tanti. Gli user group sono gruppi che si riuniscono sotto uno specifico tema. Quindi uno user group può essere di qualsiasi cosa, no? Una volta, 15 anni fa, da chi utilizzava già internet a quei tempi, c'erano i news group, no? Che sono quasi scomparsi, una stessa identica cosa. C'era un tema che faceva la cappella, tutte le persone che stavano lì sotto parlavano di quel tema, avevano un interesse, erano portatori di interesse per quel tema. Gli user group è lo stesso, possono essere fisici, virtuali, incontrarsi per condividere le loro, le proprie esperienze, considerazioni su uno specifico tema. Anche questo contribuisce tantissimo a migliorare la percezione e il fatto che l'idea possa crescere nel modo giusto. L'altra cosa è il tempo. Messo in fondo, questa è una cosa fondamentale, non possiamo pensare per far crescere un'idea nel modo giusto ci vuole tempo. Il tempo, come sappiamo, è una risorsa limitata, come il denaro, almeno nella maggior parte dei casi. Questo tempo va sicuramente utilizzato per studiare la letteratura su questi temi. Questi sono esempi, soprattutto se parliamo di startup tecnologici. La letteratura è amplissima ormai, soprattutto per noi che viviamo in Italia, abbiamo questo vantaggio, che tante cose sono successe in altri paesi 2-3 anni fa, quindi abbiamo la possibilità, almeno prendiamolo come dato positivo, abbiamo la possibilità di leggere quello che è successo da qualche altra parte, poterlo assimilare e portarlo sui nostri territori, sulle nostre aziende. Oltre a studiare, il tempo l'ho utilizzato, e oggi ci saranno tanti approfondimenti su questo, per fare migliorare. Che significa fare migliorare? Ho tolto volutamente la parola provare, inutile provare, bisogna fare, bisogna mettersi lì, prendo, faccio, con le persone, per tante persone che ci sono sotto, perché noi dobbiamo arrivare alle persone, agli utenti, ai clienti, chiamateli come volete, a coloro che utilizzeranno il nostro servizio, coloro che ci diranno se l'idea che ci abbiamo in testa, solo nella nostra testa, funziona veramente. Questo è il vero obiettivo principale che deve avere sempre in testa chi è che fa startup, chi è che ha un'azienda, chi è che vuole vedere se qualcosa che ha in testa funziona sul mercato. Andare in utente finale e farlo prima possibile, non dopo 2 anni che sviluppo una cosa eccezionale, perché poi, come dico a tanti ragazzi che conosco e vengono a me, ho un'idea eccezionale, 1 anno che la sto sviluppando la notte, quasi sempre rispondo: se domani arrivo a Google e fa la stessa identica cosa, ti buttano 1 anno della tua vita, e forse era meglio che la sera facevi qualcos'altro. Quindi fare i passi giusti in modo che io possa provare nel minor tempo possibile, il prima possibile, se quella mia cosa funziona. Le uniche persone che me lo possono dire sono quelle lì, i miei utenti, i potenziali utenti. Noi oggi faremo questa cosa con questi 9 interventi. Questo è l'iter. Cominciamo
da subito per vedere dove la nostra discussione ci porta. Il primo intervento è sullo scenario, quindi analisi dello scenario, cosa significa analizzare lo scenario in cui la mia idea si sta muovendo, perché è inutile dire un'idea eccezionale, l'idea eccezionale da sole vi assicuro che non servono a niente. Per fare questo chiamo quindi Valerio Trenterini, che ci parla appunto di scenario. Valerio ha delle sue slide, lui è docente di marketing dei servizi qui alla facoltà di economia e si occupa per alcuni clienti, ci farà vedere dei casi proprio di scenari, di analisi di scenari di market research per vedere se l'idea funziona. Prego.